Lei è un insegnante, può essere un simbolo per i ragazzi questo monumento al trattore? Ritengo di sì, perché i nostri ragazzi devono recuperare quelle che sono le tradizioni di Treviglio, che nasce come territorio agricolo e soprattutto perché poi riesce attraverso l'ingegno dei fratelli Cassani a sviluppare questo primo prototipo. Il fatto di metterlo proprio a un crocevia di strade per Treviglio è molto importante, perché connota l'importanza che la SAME ha per il territorio di Treviglio tutt'oggi. L'unico problema è il vandalismo che c'è e speriamo che non lo facciano proprio su questo monumento storico. Io sono pienamente d'accordo, anche perché io ho sempre detto e scritto che Treviglio nel mondo è ed era conosciuta per due fattori, la SAME e per Giacinto Facchetti. Perciò se noi vogliamo far conoscere e continuare a far conoscere Treviglio nel mondo, dobbiamo sfruttare il suo veicolo pubblicitario attualmente presente, che è quello del motore e del trattore della SAME. Però bisogna moltiplicare le occasioni per invitare. Stiamo preparando ad esempio adesso un invito, una giornata a Treviglio. E che cosa fare in una giornata di visita a Treviglio, oltre a vedere i monumenti storici della città? Anche la possibilità di riconoscere Treviglio come luogo che ha dato la vita a trattori che sono sparsi in tutto il mondo. È quindi un'occasione importante per noi valorizzare la nostra città mettendo un simbolo di questo genere al centro di una rotonda che accolga i cittadini che vengono da fuori. Per noi è sicuramente un'occasione interessante e importante che varrebbe la pena cogliere, proprio anche perché da tante parti viene lo stimolo e la richiesta di questa iniziativa. Noi siamo decisamente, sicuramente favorevoli. Io sono d'accordo, perché la SAME caratterizza un po' la vita di Treviglio, perché è un'azienda storica di Treviglio, poi lavorano alla SAME ancora adesso per fortuna tantissimi lavoratori, per cui caratterizza fortemente la vita economica della città di Treviglio, per cui un monumento al trattore è una bella iniziativa a mio avviso. Beh, direi che mettere un trattore SAME all'ingresso di Treviglio è come mettere una Ferrari all'ingresso di Maranello, no? Quasi un atto dovuto. La SAME è troppo importante per il tessuto economico trevigliese, molte aziende del meccanico, molte aziende artigiane, molte altre aziende di servizi lavorano parzialmente grazie alla SAME, e comunque si è sviluppato tutto un insieme di competenze. Anche, pensiamo solo al sottosettore dell'olopneumatica, che a Treviglio è importantissimo e che in qualche modo è nato sulla scia della SAME, quindi direi che è un riconoscimento fondamentale e dovuto, con la speranza che la SAME rimanga proprio a Treviglio come traino della nostra economia, come lo è stato per gli ultimi 70 anni più o meno che dalla sua fondazione. Sarebbe una bella cosa. Sarebbe una bella cosa, un ricordo bello per i fratelli che avevano dato da allora in poi tanto lavoro ai trevigliesi. Beh, penso ottima, riguarda il nostro territorio, il nostro tessuto sociale come impresa, chi meglio della SAME. È una bella idea, il problema è il tipo di trattore da mettere, cioè quello del 1927, ma realizzarlo in un materiale che non pigli la ruggine, quindi o in pietra o in cemento, insomma, perché altrimenti la manutenzione, no? Il problema è anche chi lo paga, che non credo che il comune abbia i mezzi per farlo, insomma, che non indire una sottoscrizione. Beh, la SAME, l'idea è molto bella di mettere il primo trattore della SAME come monumento a Treviglio, perché la SAME è stata l'industrializzazione a Treviglio e ci sono stati brevetti poi diventati internazionali che hanno fatto la storia dell'agricoltura, ed è giusto ricordare persone che sono riusciti a creare un'industria e una cultura dell'agricoltura nuova. Sono pienamente d'accordo e le ritengo un'idea veramente ottima. Treviglio è nata a fianco al trattore, no? Quindi
è la storia di Treviglio, quindi può essere una qualcosa di bello, qualcosa di bello che segna il passo di Treviglio dei tempi. È la proposta più giusta per far vedere la Treviglio lavorativa. Treviglio è nata dalla Same e quindi il trattore è proprio l'immagine di Treviglio, non solo qui ma anche fuori Treviglio, nella Bergamasca, nel Milanese, anche fuori. Abbiamo visto anche in tutto il mondo i trattori Same e sono sinonimo di Treviglio, quindi è giusto il monumento al trattore. Si dice che la città è nata col trattore, io direi che invece il trattore è nato a Treviglio ed è giusto che ci rappresenti. Treviglio è la patria del trattore e ai trevigliesi piace avere un emblema che li distingua in tutta Italia e soprattutto nel mondo. Guardo con molta attenzione le proposte che vedo sui giornali in merito alla realizzazione di un monumento che ricordi una delle attività principali di Treviglio, che è il trattore, la Same, e lo seguo con molta attenzione. Quindi accanto alla fontana, che è un altro elemento che ricorda l'acqua principale di Treviglio, c'è un'altra grande attenzione verso l'agricoltura, verso chi produce i trattori, e questa iniziativa io la seguo con molta attenzione e mi auguro che possa essere realizzata e sia un arricchimento nella rotonda che è in via di realizzazione nell'Arco Vittorio Emanuele.